Thank you.
Signore e signori, gentile pubblico, cari ospiti, stimate autorità, benvenuti alla serata dedicata al 30° anniversario della Banda d'Ottoni della Comunità degli Italiani di Buje. Dame gospodo, cijenjeno publiko, dragi gosti, poštovani uzvanici, dobrodošli na večer posvećenoj obilježavanju 30. obljetnice limene glazbe zajednice Italiana Buje. Quello che abbiamo appena sentito è la marcetta Buje eseguita dagli allievi della scuola di musica della banda della comunità degli italiani di Buje, nata nel 2016 e che conta oggi ben 30 elementi. Stasera siamo qui per celebrare i 30 anni di musica, prove, spartiti e arrangiamenti, ma soprattutto 30 anni di maestri e musicisti, persone che hanno ridato vita a una tradizione bandistica formatasi a Buje già nel 1841, ininterrotta nel corso degli anni e ripresa nel 1989 grazie alla passione del maestro Pino Voc. Riformatasi allora in seno alla scuola elementare italiana, la banda ha accolto gli alunni dalla sesta all'ottava classe e molti di quei ragazzi hanno continuato a farne parte ininterrottamente, tanto che stasera li vedremo ormai adulti su questo palco o comunque qui davanti. Ma prima di cominciare con la musica sono doverosi i saluti di rito. Invitiamo pertanto la presidente della comunità degli italiani di Buje, la signora Eliana Barbo, a fare gli onori di casa. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a festeggiare insieme a noi questo importante traguardo, importante per la comunità, ma per la città di Buje e importante per la nostra banda d'Ottoni. Saluto tutti gli ospiti e le autorità presenti questa sera qui con noi. Saluto il sindaco della città di Buje, il signor Fabrizio Visintin. Saluto il Presidente del Consiglio cittadino, il signor Rino Dunis. Le nostre due signore, la Vice Sindaca della città di Buje, signora Arianna Braico, e la signora Jessica Acquavita. A rappresentare questa sera qui con noi, la Vice Presidente della Regione Istriana, la signora Giuseppina Raico. Saluto qui con noi questa sera anche la direttrice del nostro asilo, della nostra scuola materna Fregola, la signora Francesca Deklic. Saluto i rappresentanti dell'Unione Italiana, saluto il presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, il signor Paolo De Marin. E saluto il presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, il signor Marin Corva. Vi manda i saluti che purtroppo è ammalata la direttrice della scuola italiana Edmondo De Amicis, la signora Katia Sterle, che è a casa con la febbre. Il presidente dell'Unione Italiana, il signor Maurizio Tremmil, ci ha inviato un messaggio in comunità nel quale dice di aver gradito con molto piacere l'invito per la serata, ma suo malgrado si trova impossibilitato a partecipare causa impegni precedentemente assunti. A tutti noi augura una buona riuscita dell'anniversario, si complimenta per l'ottimo lavoro e i numerosi successi conseguiti in questi anni che la banda ha fatto e ha fatto onore a tutta la comunità e la città di Buje. Ringrazia per l'attenzione e fa giungere a tutti voi i suoi migliori saluti. Il console generale d'Italia a Fiume, il signor Paolo Palminteri, che per impegni non è potuto essere presente, ci ha inviato i suoi sentiti saluti e felicitazioni per l'anniversario della banda d'Ottoni, augurando a tutti una buona serata in musica e allegria. Un saluto a tutti i rappresentanti delle comunità degli italiani presenti, a tutti i rappresentanti delle bande d'Ottoni presenti questa sera con noi e un caloroso, come è d'obbligo e di dovere da parte della nostra comunità, a tutti voi, gentile pubblico. In questi momenti è d'obbligo anche da parte nostra, da parte della comunità, ringraziare chi ci ha sostenuto finanziariamente per poter organizzare questa serata e rendere omaggio dovuto ai 30 anni di attività ininterrotta della nostra banda. Perciò, grazie all'Unione Italiana, alla Regione Istriana, alla città di Buje e grazie all'Ufficio per i diritti dell'uomo e per i diritti delle minoranze del Governo della Repubblica di Croazia. 30 anni della banda d'Ottoni sono 30 anni di lavoro, di sacrifici, di ore a studiare, a imparare, sono 30 anni di stare insieme, di allegria, di gioventù e 30 anni di musica. La comunità degli italiani di Buje non può che essere orgogliosa della banda,
dell'importanza che la banda ha sia per la comunità sia per la città di Buie. Questo percorso lungo 30 anni lo abbiamo fatto insieme, con alti e bassi, ma sempre e comunque insieme. Ed è la comunità ora a fare i più sinceri e sentiti auguri a tutti i bandisti, a esprimere il proprio grazie per aver sempre tenuto alto il nome della comunità e della città di Buie e per averci regalato negli anni tanti bellissimi momenti di musica e allegria. A nome della comunità ringrazio tutti i membri della banda Dotoni per la loro presenza e per il loro impegno durante gli anni trascorsi in banda. Ringrazio tutti i genitori, le famiglie che per anni seguono i ragazzi alle prove e alle uscite. Ringrazio chi ha fatto da padre per 30 anni a questa banda, Marino Dusic, Nappa. Ringrazio il maestro Corrado Moratto, che con il suo spirito e con la sua professionalità ha contribuito alla crescita della banda Dotoni della nostra comunità. Grazie ancora una volta a tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita di questo evento e che hanno lavorato per mesi a preparare questa serata, sacrificando ore della propria vita privata per arrivare tutti insieme questa sera a festeggiare con onore e orgoglio il 30° anniversario della banda Dotoni della Comunità degli Italiani di Buie. Grazie e buona serata. Grazie. La banda Dotoni non è solo il fiore all'occhiello della comunità degli italiani di Buie, ma di tutta la città, e invitiamo a questo punto quindi il sindaco di Buie, Fabrizio Vicentini, a prendere la parola. Grazie, buonasera a tutti. Allora, onorevoli autorità, carissimi ospiti e amici, carissime concittadine e carissimi concittadini, prima di tutto voglio a nome della città di Buie e a mio personale salutarvi cordialmente. Oggi allora celebriamo il 30° anniversario della banda Dotoni della comunità degli italiani di Buie e per questo voglio fare un caloroso augurio a tutti i membri della banda e al dirigente, il maestro Corrado Moratto. Voglio fare anche tanti auguri e ringraziare tantissimo la comunità degli italiani di Buie per essere sempre stata vicina ed aver sempre aiutato a livello organizzativo e finanziario tutte le attività e le necessità della banda Dotoni di Buie. La banda Dotoni della comunità di Buie rappresenta un pilastro portante dell'offerta culturale e turistica della città di Buie e pertanto, come abbiamo fatto in passato, anche in futuro la città di Buie sarà sempre vicina alle necessità della banda Dotoni. E sono lieto di annunciare che quest'anno avremo l'onore di avere la banda Dotoni alla celebrazione della seduta solenne della città di Buie. La banda farà gli inni di introduzione alla seduta e poi anche ci diletterà in un concerto a fine seduta. Grazie maestro. E infine vorrei ancora una volta ringraziare di cuore il maestro Corrado Moratto, il nostro amico Nappa e tutti i membri della banda che io vorrei dire con orgoglio, volontà di far bene, eseguono i brani musicali con grande eccellenza. Ecco, grazie a tutti voi e auguri carissimi per questo 30° anniversario. Ed ora ho ancora un incarico. Voglio trasmettervi un messaggio di complimenti dell'onorevole Furio Radin. Onorato del vostro e nostro invito e dispiaciuto di essere in viaggio di lavoro.
Furio Radin si trova a Ravello per un impegno precedentemente preso e finalizzato alla riscoperta del grande compositore istriano Antonio Smareglia. Ci invia il seguente messaggio. Non ci sono parole adeguate per esprimere l'apprezzamento della nostra gente e mio personale per il grande apporto alla nostra identità, tradizione e cultura che la grande banda di ottoni della comunità degli italiani di Buie ha saputo dare per tramite della musica eccelsa che esprime. Ringrazio tutti voi musicisti e operatori culturali per averci dato 30 anni di orgoglio musicale e nazionale. Certo che nei prossimi anni e decenni continuerete a donarci la vostra arte musicale. Mi inchino alla vostra creatività e perizia, alla vostra musica e al vostro essere buiesi, istriani ed italiani di radici in su. E grazie caro Sindaco per la nostra collaborazione che incomincia a dare frutti importanti e per avermi fatto questo grande favore di trasmettere il mio messaggio ai buiesi tutti che stimo e ai quali voglio un bene profondo. Viva Buie, viva l'Istria e sempre viva noi! E infine solo vorrei tantissimo salutare anche le bande che sono oggi ospiti, la banda di Fagagna e la banda di Bambici, grazie e benvenuti. Grazie Sindaco, tra i sostenitori della banda d'ottoni della comunità degli italiani di Buie c'è anche la regione istriana, per cui invito la signora Giuseppina Raico, vicepresidente della regione istriana, a prendere la parola. Buonasera a tutti, è con particolare piacere che abbiamo ricevuto questo bellissimo invito. Io vi porgo i saluti e gli auguri a nome della Regione Istriana, a nome del Presidente Fabrizio Radin. E che dire, 30 anni, questo compleanno è una cosa stupenda. Un saluto particolare pure agli ospiti che questa sera sono qui con noi. E tanti tanti auguri a questa bellissima banda e tanti e tanta vita ancora ai maestri, ai bandisti, giovani e meno giovani. Grazie. Grazie. Tra i principali sostenitori, non solo finanziari, c'è anche l'Unione Italiana. A questo punto invito il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva, a prendere la parola. Buonasera a tutti, anche a nome dell'Unione Italiana, ovviamente anche a nome mio personale, qui con noi c'è anche il Presidente dell'Assemblea, porgo anche i suoi saluti. Volevo assolutamente ringraziare la comunità per questo invito, per averci invitato a questo importante evento, non solo per la banda, non solo per Buie, ma anche per la comunità nazionale italiana, per l'Unione Italiana. Voglio fare ovviamente tutti i miei auguri alla banda, a chi partecipa a questa bellissima attività. Voglio complimentarmi ovviamente con chi la guida, con chi l'ha guidata, e poi ovviamente ecco, vedo che il futuro è assicurato visti questi giovani che si sono esibiti all'inizio. Vorrei chiudere dicendo una cosa: l'Unione Italiana a delle volte sembra una cosa estratta, però effettivamente l'Unione Italiana sono tutte le comunità, siamo tutti noi. Dunque, ecco, vi saluto dicendo: l'Unione Italiana siete voi. Primo ospite della serata è il complesso bandistico di Fagagna, che nasce nel 1962, fondato da un gruppo di amici della musica. In oltre mezzo secolo di vita si è adoperato in campo sociale, culturale, civile, liturgico, commemorativo, allacciando intensi contatti con bande nazionali ed estere. Accanto all'attività ordinaria di accompagnamento musicale in occasione di manifestazioni in ambito sia civile sia liturgico, il complesso bandistico di Fagagna si è ultimamente adoperato anche nella realizzazione di progetti di più ampio respiro.
ai maestri Erasmo Dell'Ova, Antonio Marti, Claudio Mansutti, Beppino Delle Vedove, è succeduto nel 2004 il maestro Enrico Cossio, con il quale sono state ripristinate le sezioni giovanili della banda, mentre la scuola di musica ha ripreso un nuovo slancio, allacciando stretti rapporti con le istituzioni e le scuole del territorio. Da settembre 2016 l'intensa attività dell'associazione è stata presa in carico dal maestro Mauro Verona, che con impegno e dedizione porta avanti oggi tutte le attività didattiche del complesso bandistico. Questa sera eseguiranno per noi un medley di canzoni italiane, Beatles in Concert per l'arrangiamento di Hauswast, Letting Gold di Santana con l'arrangiamento di Paul Lavender, The Blues Brothers Review. Dirige il maestro Mauro Verona. E si esibisce per noi il complesso bandistico di Fagagna. Prego.
Complimenti al complesso bandistico di Fagagna. Ancora un applauso. Per i nostri ospiti abbiamo un piccolo riconoscimento. La nostra Chiara glielo consegnerà al maestro Mauro Verona. E mi dicono che anche loro hanno un piccolo omaggio per noi. Ragazzi, restate qua. Prego. Ok, maestro. Vorrei chiamare qua il maestro e... Dov'è? Elena, che ha fatto da tramite e da sostenitrice di questo gemellaggio ormai da anni, per cui ho piacere di dare a lei e a Corrado un omaggio che abbiamo preparato per la banda, per i 30 anni della banda della Comunità Italiana di Buie. È un'opera del maestro Pirac fatto appositamente per la serata, per oggi. Grazie mille, grazie dell'invito. Grazie, grazie. Grazie di cuore al complesso bandistico di Fagagna. Noi andiamo avanti con il programma. Una delle sfide costanti per una banda è il ricambio generazionale e la formazione di nuovi musicisti amatoriali. In questo, la banda di Buie ha sempre fatto affidamento sull'aiuto di una serie di membri che hanno insegnato i più piccoli e non solo, nonché ha potuto contare su amici di altre bande che hanno trovato nel complesso buiese un'atmosfera conviviale e si sono uniti al gruppo in occasione di numerosi concerti. A loro abbiamo deciso di consegnare dei riconoscimenti, tra cui la monografia sul 30° anniversario del nostro complesso bandistico. Chiamo il maestro Corrado Moratto a consegnare i riconoscimenti a Stefano Skrlic. Stefano, e se che ha perso. Non c'è? Se non c'è, glielo consegniamo in bar. Chi dice in bar? Stefano Moratto. E la monografia. Grazie. Andiamo avanti. Daniele Kovacic. Presente. Bella. Grazie. E poi? E poi ci sono persone che non hanno mai suonato in banda a Buie, ma che l'hanno sempre sostenuta e aiutata a crescere. Anche a loro va un doveroso riconoscimento e ringraziamento. Quindi chiamiamo in rappresentanza dell'ente per il turismo della città di Buie il signor Bassanese, Walter, che c'è. Cerchiamo una rappresentante dell'Università Popolare Aperta di Buie. C'è? Grazie a nome dell'Università Popolare Aperta di Buie. L'azienda municipalizzata Civitas Bulearum di Buie. C'è qualcuno, Marco, qualche rappresentante, ragazzi? No, ma le ringraziamo tantissimo, glieli consegneremo assolutamente. Il corpo volontario dei Vigili del Fuoco di Buie. C'è il sindaco, saranno occupati con questo temporale probabilmente. Sono stati convocati d'urgenza a causa del maltempo. Grazie, grazie sindaco. E poi i nostri dirimpettai, la stazione di polizia di Buie. C'è un rappresentante della stazione di polizia? Consegneremo anche a loro. La società Holcim Hrvatska, che ringraziamo anche per il contributo finanziario straordinario alla banda. C'è qualcuno? No? Andiamo avanti.
consegneremo a tutti d'ufficio i riconoscimenti, grazie mille. Secondi ospiti, l'orchestra di fiati, Puhačke orkestar, naša sloga di Babići, inizia la sua attività nel 1913 grazie ad un gruppo di entusiasti e amanti della musica. Proprio in questa località, su iniziativa del maestro Vok, di Joachim Bassanese e di Renato Pernic, nel 1976 viene organizzato il primo incontro delle bande dell'Istria, appuntamento che continua tutt'oggi. La banda conta oggi una trentina di elementi guidati dal maestro Manuel Cerneca e altri 10 elementi più giovani che frequentano il corso di musica. Nel 2013 l'orchestra di fiati, naša sloga di Babići, ha festeggiato i 100 anni di attività e continua ad essere una delle più attive sul nostro territorio. Questa sera ascolteremo con attenzione La Bonita per l'arrangiamento di Steve McMillan. Addio Bella, musica di Runic, arrangiamento di Šintić. Quando, con la musica di Tony Renis e l'arrangiamento di Manfred Schneider. E per ultimo, 18 Flashback, un medley di canzoni degli anni Ottanta. Esattamente. Signore e signori, l'orchestra di fiati, naša sloga di Babići. Diretta dal maestro Manuel Cerneca. Thank you.
Grazie, prima di andare via un piccolo riconoscimento da parte della banda d'ottone della comunità degli italiani di Buie, per cui i maestri in mezzo. Grazie. Grazie. E anche un riconoscimento da parte della banda di Babici per la banda di Buie, maestro. Grazie alla banda Nashla Sloga di Babici. Grazie, complimenti. Alcuni bandisti suonano ininterrottamente da 10 o da 20 anni e anche per loro è stato riservato un riconoscimento speciale. A consegnare il riconoscimento chiamiamo i membri anziani della banda, ovvero Elena, Mauro e Ireneo. Sei pronta con la raffica? E loro sono Chiara Bonetti, Lorenzo Jugovac, Alessandro Moratto, Gianluca Zupin, Gianluca Antonini, Daniele Lovrica, che non c'è ma glielo consegneremo a domicilio, Giacomo Bonetti, Dionea Sirotic, Nadine Scher, Mattia Flego. Velocissimi. Per quanto riguarda i 10 anni, in più per i 20 anni ininterrotti, Ivana Gorian. Qua davanti, Chiara. Qua davanti per la foto, mi raccomando. Chiara, schierati. Così facciamo una foto tutti insieme. Di qua. Dieci anni già che suonate in banda. Avete cominciato a 5, 4, sono giovanissimi, non come te e me. Una foto? Allora spostiamo leggermente, se l'Ari ce lo consente. Grazie mille, adesso andate a prepararvi perché fra poco tocca a voi. Ma prima... E adesso i fazzoletti, cosa dobbiamo prendere? Il momento lacrime. Il momento lacrime. Non poteva mancare una presentazione video di questi 30 anni della banda. Il video è stato realizzato da Pino Ružić, che ringraziamo per essere qui con noi a riprendere la serata. Grazie. E... Zoltan, ce lo farà partire fra poco su quello schermo. Grazie. Buona visione. Dal 16 marzo 1989 ho cominciato a lavorare nella scuola italiana di Buie fino all'anno 1996. A partire dal 16 marzo 1989 ho fondato la banda d'ottoni che comprendeva 40 elementi, tutti scolari dalla sesta all'ottava elementare. La banda d'ottoni di Buie ha partecipato a varie uscite e manifestazioni nell'ambito comunale e regionale e molte uscite in Italia, dove abbiamo partecipato al concorso dei complessi musicali a Piove di Sacco, conquistando il secondo posto e ricevendo la medaglia d'argento del Santo Padre al 10 settembre 1994. Queste le parole del maestro Pino Voc. E questo fu l'inizio della banda d'ottoni della comunità degli italiani di Buie, nata allora col nome di Banda Giovanile della Scuola Elementare Italiana di Buie. Durante gli anni di dirigenza del maestro Pino Voc, la banda si esibì in diversi concerti a Buie, nonché a 5 incontri delle bande. Da
Da menzionare anche i carnevali muiesani dal 94 al 96, dove la banda si esibì con il gruppo carnevalesco muiesano Ongia, portando a casa il premio per la miglior banda folcloristica. Momento memorabile e unico fu la consegna della medaglia d'argento del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II per essersi classificata al secondo posto durante il 25esimo Convegno Internazionale dei Complessi e Gruppi Folcloristici di Piove di Sacco, Città dei Portici 2, Padova. Dopo il ritiro del maestro Pino Voc si sono susseguiti i maestri Alessandro Reschnitz, Roberto Tropea, Giuseppe Minin. Ma è nel 2006 che la banda cambia, cresce, ritrova vitalità, energia e va a formarsi così come la conosciamo oggi. E tutto questo grazie al maestro Corrado Moratto. Da subito il maestro Moratto trascina con entusiasmo i suoi ragazzi e la banda inizia ad esibirsi nei primi concertini. La prima uscita importante della banda avviene nel 2007, all'incontro delle bande tenutosi a Pola. Da quel momento la banda presenzia ad ogni incontro e nel 2010, per la prima volta nella storia, partecipa all'organizzazione dell'incontro delle bande nella sua Buie. Il 2011 è un anno importante per il maestro Corrado Moratto, a cui viene conferita la medaglia della città di Buie. Nel 2011 si crea il legame tra la banda d'ottoni di Buie e quella di Rovigno, che insieme formano un unicum conosciuto come Cosa Nostra. Il 2014 è un anno significativo, segnato dalla partecipazione della banda d'ottoni al concorso Mitteleuropa Blast Music Festival a Spalato. Un concorso che la fa crescere e rende i suoi membri consapevoli del loro potenziale, nonché consci delle loro possibilità di crescita e miglioramento. Nel 2014 avviene anche il gemellaggio con la banda di Manziana, nonché si svolgono le celebrazioni per il 25esimo anniversario della fondazione della banda stessa. Nel 2014 la banda esce dai canoni concertistici e inizia un'avventura di musica e intrattenimento a Estralandia, riscuotendo un immediato successo e facendola diventare un'attrazione che continua tutt'oggi. Sin da subito la politica del maestro Moratto è chiara. Tutti aiutano, tutti studiano sempre e ancora, tutti si impegnano a trasmettere ciò che sanno a coloro che sanno un po' meno. E da questo motto nasce la scuola di musica della banda d'ottoni della comunità degli italiani di Buie, che dal 2016 ad oggi conta ben 30 allievi. Il primo debutto dei giovanissimi avviene nel 2018, a Turiaco, in Italia, con la partecipazione ad un concorso amichevole dove si esibiscono la prima volta come un gruppo e affrontano un pubblico numeroso e per loro sconosciuto. Loro sono il futuro, ciò che costruiremo insieme su una base trentennale di esperienza, amicizia, passione e sacrificio. E come disse Beethoven, dove le parole non arrivano, la musica parla.
Ringraziamo TV Capodistria per aver concesso alcune immagini presenti nel video, tratte da un servizio di Elio Radeticchio del 1995, per cui grazie anche a TV Capodistria. E adesso, visto che ne abbiamo parlato tanto, vogliamo anche sentirli, no? Che dici? E chiamiamoli uno per uno. Pronti? Entrino i clarinetti Chiara Bonetti, Ivana Goria, Ines Sellar, Luciano Nardin e Lorenzo Persel. Eccoli qua. Continuiamo con i flauti Lena Markov, Arlene Fachin. I sassofoni Dionea Sirotic, Elena Marusic, Elisa Starcevic, Petra Grace Zoppolato, Gianluca Zubin. Tromboni Giacomo Bonetti e Gianluca Antonini. E poi abbiamo i bombardini Mauro Vesnaver, Elena Vesnaver, Daniele Lovrica, che non è potuto venire oggi, però c'è anche lui tra i bombardini, e Stefano Moratto. Trombe, Ireneo Celega, Alessandro Moratto, Francesca Moratto, Lorenzo Jugovac, Nadine Scher, Alex Flego. I bassi, Mate Mekisce, Stefano Braico. Percussioni, Mattia Flego, Daniele Bibalo, Freya Fachin. Maestro, buonasera. Ci avevamo dimenticato il più importante. Assolutamente. Allo standardo della banda, un applauso grande, enorme. Marino Dussic. Allora, ci suoneranno Gimme Hope Joanna di Eddie Grant con l'arrangiamento di Johnny Ocean. Beatles in Concert, John Lennon e Paul McCartney. Concerto d'amore di Jacob DeHaan. Queen in Concert, Queen, arrangiamento di Jay Bocook. Dirige il maestro Corrado Moratto. La banda d'ottoni della comunità degli italiani di Buie. Thank you.
Adesso invito la Presidente della Comunità degli Italiani, la signora Eliana Barbo, a raggiungerci per dei riconoscimenti particolari. Esatto, lei ci dirà le motivazioni e anche i premiati a questo punto. Sì, allora, le motivazioni, visto che abbiamo visto anche nel video, iniziamo un po' dagli inizi, cioè proprio dall'88-89, cioè le istituzioni, le persone che sono praticamente dall'inizio con questa banda. Partiamo da dove siamo adesso, la Scuola Elementare Italiana di Buie, dai primi giorni, da sempre, con la banda e con la comunità. Questa sera la direttrice è ammalata, se c'è qualche insegnante della scuola, qualcuno venga a ritirare. Serena Kljaic, grazie. Ecco. Una persona che nell'88-89 nella banda ha creduto, ha voluto che proprio a nome della città di Buie la banda sia riformata di nuovo e che vada avanti tramite la scuola, tramite la comunità, è il signor Sergio Kramestetter. C'è? Dove è andato? Eliera? Boh, gliela consegneremo. E sempre di nuovo, a nome della città di Buie, anche uno dei sindaci che ha preceduto, il signor Fabrizio Visentin, quello che ha chiesto, la banda deve esserci a Buie, la banda deve uscire, la banda d'estate deve fare serate, la banda deve essere presente ad ogni festa, ad ogni avvenimento, signor Edi Andreasic. Un ringraziamento anche ai finanziatori, ovvero alla Regione Istriana, la signora Giuseppina Raico, vicepresidente della Regione Istriana, grazie. Consegna la Presidente della Comunità degli Italiani di Buie, Eliana Barbo. Il maestro. Un riconoscimento anche all'ufficio per le minoranze del governo croato, il sindaco Fabrizio Visentin ritira. E poi l'Unione Italiana, a questo punto chiedo a un rappresentante, Paolo De Marin, presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana. E infine alla città di Buie, a questo punto vedo il sindaco che... Abbiamo due vice sindache, tutte e due. Flick e Flock. Così ritirate Arianna Braico, grazie. Tutte e due. Comunque un ringraziamento, oltre a questo proprio, volevo dire una breve così, questi riconoscimenti che sono bellissimi sono fatti a Buie, li ha fatti la nostra Lovorka Lucani. A tutti un grazie, in questo momento però un grazie particolare proprio alla città di Buie, perché davvero ci sostiene e ci sta sempre dietro per qualunque cosa, indipendentemente questa sera, in questi momenti è la banda, ma anche per tutto, 365 gradi per quel che riguarda la comunità di Buie. Perciò grazie.
Siamo arrivati a un momento un po' particolare. La comunità degli italiani di Buie e la banda d'ottoni della comunità degli italiani di Buie hanno deciso, in occasione del 30° anniversario della banda, di consegnare un riconoscimento in memoriam al maestro Giuseppe Pino Bock. Leggo la dedica. Al nostro maestro Giuseppe Pino Bock, primo maestro e uno dei fondatori della nostra banda, per averci trasmesso l'amore per la musica e la convinzione che buona volontà, sacrificio e determinazione conducono al successo. Noi, tutti insieme, diciamo grazie. E ringraziamo la nipote Diana che ritira il riconoscimento. Grazie. E adesso abbiamo un elenco di tutta una serie... Ma saremo velocissimi. Cercheremo. Così. E ringraziamo tutti gli sponsor di questa serata, partendo da Agromillo, Akira Deo, Autotrasporti Dino Gorian, Comunità degli Italiani di Verteneglio, Dino K. Deo, Fleur de Lis, Gradnia Kljajic Deo, Kamen Grad Deo, Carmen Deo, Live Buie Deo, Mulino Deo, Notaio Pubblico Snježana Nazarević, Papillon Deo, Porto Rentrack Deo, Rotonda Deo, Salon Lunica, Tihi Dom Buie, Vitis Buie Deo, Vizintin Deo, SRL Saria, ZO Cervar Franco e Rosana. Applauso. Se no erano tanti. Grazie a tutti gli sponsor, grazie, grazie, grazie. Prima di andare avanti con la musica, c'è una persona speciale che vorremmo ringraziare stasera e rappresenta lo spirito e l'anima di questa banda, Marino Dussic. Che dire, 30 anni di Marino Dussic Nappa con la banda d'ottoni della comunità degli italiani e viva Buie! Sempre. Da dire anche che l'autore della monografia che siamo riusciti a pubblicare è Marino. E ancora un grazie a colui che ha contribuito a dare nuovo slancio al complesso bandistico e dal 2006 ha portato innovazione, freschezza e allegria. Il maestro Corrado Moratto. È un leggio e da parte nostra al maestro Corrado Moratto, che ci ha fatto capire il valore della musica e la gioia di stare insieme nel passato, nel presente e nel futuro. Ma non è finita qui. Come abbiamo ribadito più volte nel corso della serata, il tutto è iniziato nel 1989 e ci sono delle persone, alcuni che allora erano bambini, che per 30 anni si sono dedicati alla banda e ne fanno ancora parte. Queste persone sono quelle che oggi meritano di festeggiare, di essere festeggiate. I tre attivisti più longevi hanno visto la rinascita della banda, hanno conosciuto la gloria dei primi successi, come pure il percorso difficile e triste nel momento in cui si sono ritrovati senza maestro, a fare prove in meno di 10 suonatori. La banda è ciò per cui hanno lottato, lottano e lotteranno. La banda per loro rappresenta sacrifici e liti, come pure momenti emozionanti e felici che non scorderanno mai.
Loro sono le tre persone che non hanno mai abbandonato la banda. C'erano momenti in cui l'avrebbero preferito lasciar, avrebbero preferito lasciar perdere e lasciare che tutto precipiti, ma non l'hanno fatto. Perdere la banda significherebbe perdere un pezzo di loro stessi. Per tutto ciò si meritano un grande e caloroso applauso. Grande però. E loro sono Ireneo Celega, Mauro Vesnaver, Elena Vesnaver. Ha detto che noi vuol niente di quelle robe che si può mettere in cassettino, e allora sta roba noi può mettere in cassettino, in cassettino può mettere. Elena, per quello non te volevamo dar niente, Elena, perché sapevamo la femmo riattaccare Vose. I era destinata perché mista roba, siccome vengo a casa e va in cassettin. Non se andai in cassettin, se andai a partera. Ma siccome sapevamo che potessi succedere, che avevamo un di riserva. Comunque davvero grazie a questi tre ragazzi, perché ragazzi sono. Davvero grazie, perché ci sono stati momenti molto difficili quando... essere non essere, quando la banda sono rimasti meno di 10, quando magari, non so, senza voglia di fare, coi maestri che si scambiavano cosa fare. Loro non hanno abbandonato mai la speranza, hanno sempre, ha sempre tenuto duro, sempre detto noi siamo la banda e andiamo avanti. Perciò sul serio, grazie, perché arrivare a 30 anni dal primo giorno e non mollare mai non è facile. E perciò da parte nostra, grazie. E Ireneo, se che ha fatto le Nespole, prima o dopo ti te farò anche a te. Un grazie di cuore a tutti, da parte nostra, da parte dei ragazzi della banda, a tutti coloro che hanno reso possibile la serata, agli organizzatori, agli ospiti, a voi gentile pubblico, autorità presenti, a tutti gli amanti della musica e a coloro che continueranno a seguire la banda della comunità degli italiani di Buie, ad aiutarla e a far sì che la musica viva per sempre. E grazie a tutti i complessi bandistici che sono stati qua con noi questa sera, grazie mille, un applauso anche per loro là in fondo. Grazie Complesso di Fagagna, grazie Babici. E grazie a tutti quelli che non faranno mai morire la musica. Grazie. Prima del gran finale, ancora una parola. No, no, mi scuso, ma giusto loro hanno fatto i ringraziamenti doverosi. Io ringrazio Daniele e Rosanna per il lavoro, per l'aiuto, per il contributo che hanno dato per questa serata. Grazie ragazzi. Ed ora il gran finale, lo diciamo all'unisono? On the rivers of Babylon. Grazie ancora. Questo brano lo dedichiamo alla nostra fans più famosa, Danica. Grazie. Sì!
Yeah.